Benvenuti sullo strano canale. Oggi vi parlo di una ragazza che un giorno perde l'autobus e di un buon samaritano che si offre di accompagnarla a casa. Se fosse finita bene, non staremmo qui a parlarne. E invece... . 2017 è l'anno in cui Yingying Zheng arriva a Champaign, Illinois, nel mese di aprile. Ha 27 anni e si è appena laureata all'Università di Peking, in Cina, con il massimo dei voti. Ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per un anno e condurre una ricerca sulla fotosintesi e la produttività delle colture presso il Dipartimento di Risorse Naturali e Scienze Ambientali all'Università di Urbana, Champaign. In ottobre dello stesso anno è previsto il suo matrimonio con il fidanzato. Un'altra sua grande passione è la musica. Infatti, si diverte a cantare in una band. Insomma, in poche righe, si intuisce che Yingying è una ragazza molto intelligente, con tanti interessi, dolce e grintosa allo stesso tempo, decisa a ottenere dalla vita tutto ciò che desidera, con il giusto impegno e la determinazione. Il 9 giugno 2017, dopo pranzo, Yingying si mette in marcia per andare all'appuntamento con un agente immobiliare per firmare il contratto d'affitto di un appartamento appena fuori dal campus. Deve prendere due autobus per arrivare a destinazione. Il primo riesce a prenderlo, il secondo lo manca per un soffio. Si mette a correre e fa segno all'autista di fermarsi, ma quest'ultimo non la vede. È il classico momento alla Sliding Doors. Avete presente il film? L'abissale differenza tra il prendere l'autobus e perderlo. In questo caso, è la stessa differenza che sta tra il continuare a vivere e il morire. A quel punto, la ragazza scrive un messaggio all'agente immobiliare per avvisarlo che arriverà in ritardo, attorno alle 2:10 del pomeriggio. Si mette quindi ad aspettare il prossimo autobus. Una Saturn Astra nera sta percorrendo quella strada. Rallenta e si ferma davanti a lei. Dopo aver scambiato qualche parola con il guidatore, Yingying sale a bordo. Sappiamo queste cose perché il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Non vedendola arrivare, l'agente immobiliare le manda un altro messaggio, ma la ragazza non risponde. Così come non risponde agli amici, ai quali aveva detto dove stava andando, rassicurandoli che sarebbe tornata in breve tempo. È uno dei professori dell'università che, convinto come i ragazzi che le sia successo qualcosa di brutto, chiama la polizia e ne denuncia la scomparsa. Cominciano le ricerche e la famiglia arriva assieme al suo fidanzato. Una ricompensa di $10,000 viene offerta a chiunque possa dare informazioni utili al suo ritrovamento. I giorni passano e le ricerche non portano a nulla. Tutto quello che ha la polizia è il filmato di lei che sale sull'auto di uno sconosciuto e sparisce nel nulla. Ma chi è il guidatore di quell'auto? Facciamo qualche passo avanti nelle indagini e scopriamo che si tratta di Brent Christiansen, 28 anni, che vive in zona. Ha conseguito la laurea in fisica nella stessa università di Yingying. È sposato con Michelle Zortman, in quello che entrambi definiscono un matrimonio aperto. Infatti Brent frequenta anche un'altra donna, Terra Bullis. Brent non ha precedenti penali. Ma come arriva la polizia a considerarlo il sospettato numero uno? Torniamo al filmato delle telecamere di sorveglianza. Ok, si tratta di una Saturn Astra nera.
Il problema è che in zona ci sono più di 50 auto uguali, per non parlare del numero presente in tutto lo stato. Ma una di quelle telecamere ha una qualità abbastanza buona da permettere di notare un particolare significativo. Uno dei copricerchi è rovinato. Mentre gli investigatori fanno visita a tutti i proprietari di quel tipo di macchina, incappano anche in Brent Christiansen. Un'occhiata alla sua auto e bingo, ecco il copricerchio rovinato. Ma non è sufficiente per accusare qualcuno di omicidio. Segue la giustificata sequela di domande. Dove eri 3 giorni fa, quando è scomparsa la ragazza? Cosa stavi facendo alle 2 di pomeriggio? Hai un alibi solido? Brent dice che è rimasto a casa da solo tutto il giorno a giocare ai videogames. Ci vuole senz'altro un mandato di perquisizione per l'auto. Una delle portiere della macchina risulta sia stata pulita a fondo di recente, mentre le altre non sono state toccate da tempo. Tra copricerchio, portiera e un alibi non supportato da altri testimoni, è automatico che Brent finisca alla centrale di polizia per essere interrogato. Sono passati 6 giorni dalla scomparsa di Ying Ying. Con la classica tecnica del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, uno dei detective lo ammorbidisce con domande generiche sulla sua vita, facendogli complimenti per la laurea in fisica, mentre l'altro gli piomba addosso come un falco e lo mette alle strette, guardandolo negli occhi e in pratica dicendogli «Sappiamo benissimo cosa hai fatto». A quel punto la sua memoria si risveglia magicamente e ammette di aver dato un passaggio a una ragazza cinese. Secondo quanto dice lui, Ying Ying è salita in auto, ma poi a un certo punto si è spaventata per chissà quale motivo e lui ha accostato per farla scendere, ma non ricorda di preciso dove. Ecco tutto. Brent, pensano i detective, non sei convincente neanche un po'. Il suo cellulare e il suo computer vengono sequestrati e si scopre che Brent è un assiduo visitatore del sito FetLife, una sorta di social network per appassionati di BDSM. La sua cronologia è piena di ricerche riguardo ragazze rapite e torturate. Passano 20 giorni e Brent è ancora a piede libero, anche se la polizia gli sta silenziosamente addosso. Il 29 giugno, Brent e la sua ragazza a terra partecipano a una marcia per Ying Ying. Quello che Brent non sa è che Terra è stata contattata dalla polizia e convinta a indossare un microfono nascosto. La ragazza pensa che il suo uomo non abbia nulla da nascondere, ma si sbaglia. Alcuni stralci di ciò che dice Brent a voce bassa, a tratti ridacchiando, sono in pratica un'ammissione di colpevolezza. «La vogliono a casa sana e salva», dice. Non hanno idea di cosa sia successo. Nessuno sa cosa è successo, tranne me. E aggiunge, ha lottato più di chiunque altro io abbia mai incontrato. Raggelata, Terra gli regge il gioco, chiedendogli se si è divertito con la ragazza. E lui dice di sì. Quello che afferma dopo è ancora più disturbante. Ying Ying è l'unica persona per la quale ci sono prove che puntano verso di me. Numero 13. Faccio questo da quando avevo 19 anni. È la confessione di un serial killer in attività da parecchio? Ha davvero ucciso 13 ragazze, compresa Ying Ying? Terra, sotto shock, è costretta ad ascoltare Brent, che parla a ruota libera, di come sia stato difficile e faticoso strangolare la ragazza a morte. Dice che Ying Ying non voleva arrendersi e che ha lottato fino alla fine. Paragona a se stesso a Ted Bundy. Il tutto, ricordiamolo, viene registrato dal microfono nascosto. Il giorno dopo Brent viene arrestato e accusato dell'omicidio di Ying Ying. Si pensa però che l'uomo abbia mentito sulle 12 ragazze uccise prima di lei, sebbene siano ancora in corso indagini in tal senso. All'udienza preliminare, Brent si dichiara non colpevole. Il processo vero e proprio comincia 2 anni dopo, in giugno, mentre Brent viene tenuto sotto stretta sorveglianza dopo che una lettera di suicidio viene trovata nella sua cella. La lunga prigionia lo porta a confessare l'omicidio di Ying Ying e a dichiararsi colpevole. Si scopre che prima di avvicinare Ying Ying, Brent aveva cercato di far salire in auto un'altra studentessa, ma questa, più diffidente, si era allontanata in tutta fretta. Ying Ying, forse più ingenua, aveva invece accettato il passaggio pur di arrivare puntuale all'appuntamento con l'agente immobiliare.
Cos'è successo esattamente a Ying Ying? Secondo il racconto di Brent, la ragazza è salita in auto quando lui le ha assicurato che l'avrebbe portata all'appuntamento. I due non si conoscevano, ma Brent è stato abile a mostrarsi pacifico e amichevole. Il buon samaritano di cui vi parlavo all'inizio. Con una scusa, l'ha portata al suo appartamento, dove l'ha strangolata, violentata e pugnalata nella sua camera da letto. Poi l'ha portata in bagno, dove l'ha colpita più volte con una mazza da baseball, per poi decapitarla. Ne ha fatto a pezzi il corpo, li ha messi in 3 sacchi della spazzatura e li ha gettati nel cassonetto presente all'esterno del condominio dove viveva. Quei sacchi sono finiti in una discarica privata, ma essendo passato così tanto tempo, risulta subito impossibile pensare di poterli recuperare. I rifiuti sono stati compattati, sparsi su una vasta area e in seguito ricoperti da altri rifiuti. E tutto questo 2 anni prima. Ad ogni modo, anche in mancanza di un corpo, le prove raccolte e la piena confessione sono sufficienti. Nel luglio 2019 la giuria lo condanna all'ergastolo senza la condizionale. Brent schiva la condanna a morte solo perché i giurati non sono arrivati a un accordo unanime in tal senso. Eccoci giunti alla fine di una storia tragica che ha lasciato una famiglia in lutto e ha privato il mondo di una persona tanto promettente quanto sfortunata. Non è carino instillare la paura e la diffidenza nel prossimo, ma sento che è il caso di rispolverare una regola di base sempre valida. Mai accettare passaggi dagli sconosciuti. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!